il giovane Piotr Andreevich Grinyov viene inviato dal padre, un severissimo generale a riposo, a prestare servizio militare agli ordini del generale Karlovich, il cui comando è a Orenburg. Piotr, che è accompagnato dal fedele servitore Savielich, nel corso del lungo viaggio incontra in una locanda il capitano Zurin e successivamente, durante una tormenta, un uomo mezzo assiderato. Piotr lo soccorre e gli regala una sua pelliccia. Finalmente Piotr arriva a Orenburg e viene destinato dal generale Karlovich alla sperduta fortezza di Bielogorsk. Qui Piotr fa conoscenza con il comandante, il capitano Mironov, con la moglie di questi, Vassilissa, con il tenente Ignatik, con Palaska, la domestica di casa Mironov, con il pope Gerassim e sua moglie, e con il tenente Svabrim. Per ultimo, Piotr incontra Masha, la figlia del capitano. Poco a poco, Piotr si lascia conquistare dalla serena vita nella fortezza, che è praticamente comandata dalla moglie del capitano, e fra i due giovani nasce una profonda simpatia. Ragazza che sospira e cuce, l'amore la conduce. Sbrigati, ti vuole la mamma. Gli sposi partono. C'è anche lui fuori. Chi lui? Chi lui? Da un mese a questa parte c'è un solo lui per la mia Masha. Sbrigati. Grazie dell'ospitalità, capitano Mironov. A Nisneozero io e mio marito ricorderemo con grande piacere questi due giorni trascorsi con voi. Mia cara, molti anni fa anch'io salii su una slitta con un giovane capitano. Quando ci si ama si può essere felici anche in una fortezza. Ah, ricordati però che una fortezza va bene solo se è governata come una casa. Auguro anche a te, Masha, un viaggio di nozze come il mio. E presto.
Congratulazioni di nuovo, Piotr Andreich, per la promozione a tenente. Sono lieto di avervi portato io l'annuncio della nomina. Grazie, capitano. E auguri. Auguri! Grazie. Buon viaggio, eh? Grazie. Buon viaggio. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Buon viaggio, auguri. Grazie. Che cari figlioli, eh? Andiamo, andiamo dentro. Sì, sì. Io saprei offrirvi un viaggio di nozze molto più affascinante. Potrò parlarne un giorno con voi. Ve l'ho già detto altre volte, Fabri. Sarebbe inutile. Palasca! Palasca, questa vodka! Oh! Oh. Madre mia, ma è sempre proibito di bere di mattina. Te lo proibirò sempre. Ma adesso bisogna festeggiare la promozione di Piotr. Non l'abbiamo fatto prima perché gli ospiti stavano per partire. Grazie, signora. È soltanto un mese che sei qui, ma ti vogliamo bene. E tu? Anch'io, molto, Vassilisa Igorovna. Questa fortezza è protetta da Dio. Col permesso del signor capitano dirò che qui non ci sono né riviste, né corvée, né turni di guardia. I baschiri e i kirghisi se ne stanno buoni e hanno paura persino del nostro vecchio cannone. Anche Ivan Ignatic non mi fa più domande imbarazzanti e credo che addirittura mi stimi. Non moltissimo. E per un tenente di fresca nomina è già abbastanza. Insomma, la prima notte che arrivai qui mi sognai slitte con quattro cavalli alati che mi portavano via. Ah. Ora dormo tranquillo e faccio altri sogni. E i miei sogni non escono dalla porta di Bielogoska. Vassilisa Yegorovna, capitano Mironov, Maria Ivanovna, debbo esservi grato. L'ho scritto anche a mia madre, ne sarà contenta. Alla tua salute, Piotr. E alla nostra, eh? Come unico al mondo che osi parlar bene di Bielogorsk, ti dovrei degradare. Invece voglio farti un regalo, i galloni nuovi. Non credere che li abbia ricamati io. Questo è il regalo di mani gentili ma misteriose. Ti ringrazio, Spavring. E ringrazio anche le mani misteriose. Noi andiamo a fare un po' di istruzione, eh? Sì. Arrivederci. Arrivederci, grazie, Vassilisa Yegorovna. Arrivederci. 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 Perché avete pensato proprio a Spabri? No, no, è stato lui che li ha trovati per caso. Io non avevo detto niente a nessuno. Spabri è davvero un uomo strano. Ma non importa. Ora che so che li avete ricamati voi, porterò quei galloni con doppia gioia. Più che se fossero da generale. Mi dispiace che vi abbia chiamato quest'ora. No. Solo paura che ci vedano, che ci sentano. Aspettate! Masha, oggi avrei voluto dire qualcosa dedicata a voi. Siamo tanto pochi a Bielogorsk, eppure non mi riesce di trovarvi un momento sola. Masha, oggi ho detto che mi trovo bene qui. Ma non è per la vita comoda della fortezza e neppure, scusatemi, per la simpatia dei vostri genitori.
È per voi. Forse perché sono la sola ragazza della fortezza. No. Voi sareste per me la sola ragazza anche a Pietroburgo. Masha! Masha! La mamma! Buonanotte, Masha. Buonanotte, Pietro Andreevich. Disturbo? No, figurati. Entra. Sono belli, no? Lo sai di chi sono le mani che li hanno ricamati? Di Masha. Ecco, hai indovinato. No. Me l'ha detto lei. Io ho fatto quell'innocente scherzo ieri perché temevo che Vasilisa Yegorovna potesse scoprire i galloni nascosti in qualche libro. Sai, la madre è molto severa con Masha. E fa bene perché la ragazza non è cattiva, ma è piuttosto sciocchina. Anche se ha dei pensierini gentili verso i talenti di prima nomina. Io non penso affatto che Masha sia come tu la giudichi. Certo. Mi permetti? Prego. Leggermente procede come un cigno e guarda dolcemente siccome una colomba. Mormora una parola, un usignolo canta. Bravo, sono veramente dei bei versi. Nell'immagine e nel suono. Le chiome bionde del color dell'oro, intrecciate con nastri di colori vivi, scendono per le spalle, vi si avvolgono, si baciano col bianco seno. Nella Santa Russia, madre nostra, è inutile cercare, non se ne troverà un'altra più bella. Oh, Masha, Masha, Masha. Che peccato. Quest'ultimo verso rovina tutto, sai, con quel Masha, Masha, Masha. Smettila, non ti permetto. E chi è questa Masha alla quale tu dichiari la tua passione? Che sia per caso la nostra piccola sciocchina Maria Ivanovna? Smettila, ti ho detto! Quanta furia in questo giovane poeta innamorato. Ascolta un amichevole consiglio. Se vuoi riuscire a qualche cosa con quella ragazza, lascia stare i versi. Ricorri ad altri argomenti. Che intendi dire? Spiegati. Volentieri. Intendo dire che se tu vuoi che Maria Ivanovna ti apra il suo balcone e siccome una colomba venga con te al buio, devi regalarle un paio di orecchini. Come osi dire questo? Lo dico perché io con lei ho fatto così. E con ottimo risultato. Ma scalzone, sei un vigliacco mentitore! Tu mi darai soddisfazione di questa offesa. Quando e come vorrai.
Andiamo. I prigionieri sono qui. Falli passare. Avanti! Bianco sinistro! Signori, sanno o non sanno che i duelli sono formalmente proibiti dai regolamenti militari e che io... Ma che vai chiacchierando di regolamenti militari? Qui si vuole introdurre l'omicidio nella nostra fortezza. È un'offesa a Dio, altro che regolamenti. Prendi questi due e sbattili immediatamente agli arresti. Piotr Andreevich, Alexei Ivanovich, le vostre spalle. Su, muovetevi! Le vostre spade, ho detto! Avanti, avanti, su, ubbidite! Solo se siete voi a ordinarmelo. Ve lo ordino! Palaska! Palaska! Ma gli ordini, padrona! Prendi queste spade e mettile nel ripostiglio e non le dare a nessuno senza ordine mio. Con tutto il rispetto, Vassilissa Yegorovna, devo farvi notare che queste sono questioni di uomini. Mi appello al signor capitano. Matiuska mio. Il marito e la moglie non sono forse un solo spirito, una sola carne. Bisogna dire a padre Gerasim che imponga una penitenza a questi due perché chiedano perdono a Dio e si pentano di fronte agli uomini. Signori, una cosa voglio dirvi. Non è il momento dei duelli questo. La nostra fortezza è piccola, isolata, tutto a calmo. Ma viviamo in mezzo a gente selvaggia, gente assetata di rivolta. E le nostre vite sono dedicate alla zaria. Posso chiedervi perché avete litigato? Questioni personali, signor capitano, strettamente personali. Ma, ma sentilo qui, ragazzo. Non ci sono questioni personali tra noi. La fortezza è come una famiglia. E in una famiglia quello che riguarda uno riguarda tutti. Avanti, avanti, fuori la verità. No, una sciocchezza. Una canzoncina, nient'altro che una canzoncina. In quei versi c'era il nome di una donna e io mi sono messo a ridere. I versi erano stati scritti dallo stesso tenente Piotr Andreevich, è poeta. Poeta? Male, Piotr. Male. E i poeti sono quasi sempre degli scapestrati, degli ubriaconi. E tu invece sei un bravo figliuolo. E un buon soldato non deve perdere il suo tempo con la poesia. Ecco, lo vedi cosa succede con questa stupidaggine dei versi? Due camerati, due amici litigano e per poco non ammazzano tra di loro. E qual era questo nome di donna che vi ha fatto tanto ridere, Alexei Ivanovich? Non lo ricordo nemmeno, Vassilissa Yegorovna. Veramente non lo ricordo. Oh, ma questa... è una sciocchezza, è una vera sciocchezza. Non è vero, Vassilissa, non è così. Piotr, figliolo, devi riconoscere che Sbabri non ha fatto niente di male. Se il nome di una donna in una tua poesia lo ha fatto ridere, che diavolo, non è un'ingiuria questa. Perciò hai fatto male a offenderti e a offenderlo. Beh, sentite, facciamo una cosa. Io
Se Vassilissa è d'accordo, sono pronto a non darvi gli arresti, a patto che facciate la pace qui, davanti a noi. Eh? In fondo, dico, se riconoscono loro stessi di aver fatto una sciocchezza, non vedo, non è vero che lo riconoscete? Eh? Sì, signore. E tu, Svabrin? Per me, se vi fa piacere. Ah, bravi, bravi. E allora abbracciatevi, su. È contenta, moglie mia? Palasca! 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 Gli ordini, padrone. Riporta le spade. Su, muoviti! Piotr Andrej! Io ti devo una spiegazione. Perché? I fatti hanno già spiegato tutto, molto chiaramente. No, ti sbagli. Piotr Andrej, io non ho detto nulla, capitano. È stata Vassilissa Yegorovna che io non so come deve aver fiutato qualche cosa. Mi ha messo la solita matassa di lana in mano. Si è messa seduta di fronte a me e ha cominciato ad avvolgere il gomitolo della lana. Sì, aspetta. Il filo usciva dalla matassa e così dalla mia bocca uscivano le parole una dietro l'altra. Ecco come ha saputo tutto. Gli ordini li ha dati lei e il capitano poveretto proprio non c'entra. Beh, ad ogni modo io sono contento. Una cattiva pace è molto meglio di una buona lite. E se non sei onorato, almeno sei sano, no? E poi, accidenti, sei tanto giovane, hai tutta la vita davanti a te, no? Arrivederci, Piotr Andrej. Questa volta te lo dico con fiducia. Arrivederci. Arrivederci. Maledetti, non mi saluteremo ancora per morto. Fratelli, bevete la salute di chi sappiamo. No, non posso essere d'accordo con voi. Gli uomini perché si inchinano a Dio? Perché lo temono. E lo stesso deve accadere nel nostro impero. Guai se i contadini non temessero i padroni. La frusta, purtroppo, è necessaria come le fiamme dell'inferno per i peccatori. Le leggi del cielo si reggono sull'ordine e così a maggior ragione quelle della terra. Già, ma le leggi del cielo si immaginano tutte giuste, quindi immutabili. Ma possiamo dire che lo siano altrettanto quelle degli uomini? No, purtroppo. E allora? Bisogna ammettere che tutti possono sbagliare, anche i padroni, anche i re. Quello che era giusto fino a ieri, oggi non lo è già più e lo sarà anche meno domani. Piotr Andrej, le vostre idee sono sempre un po' pericolose. Non per niente non vi si vede mai in chiesa. Ah, questo è vero, tenente. Voi non frequentate la chiesa, eppure è abbastanza calda. Ma che dici, Adolina? In chiesa si va per pregare, non per sentire il caldo. Sì, ma quando non fa freddo si prega meglio, no? Ah, scusatemi. Promettete di andare in chiesa qualche volta? Padre, io sono credente e se non vado in chiesa non è per cattiva volontà, è che non ci penso, ecco tutto. E Palasca, vieni avanti Palasca. Devo restituire questi libri al tenente per incarico della padroncina. Grazie, posali lì sul tavolo. Signor tenente,
Volete per favore controllare se i libri sono proprio questi? La signorina ha dato a me l'incarico di prenderli in camera sua e non vorrei essermi sbagliata. Certo. È giusto questo? Sì. Guardatelo bene, per favore. Vi aspetto subito in chiesa. Sì, va benissimo, grazie. Quando sposi Palaszka? Quando Dio vorrà. Certo, ma quando vorrà Maksimich? Vi ho pregato di venire in chiesa perché mi dovete giurare qui, davanti alle sacre icone, che mi direte la verità. Su che cosa? Giurate prima, ve ne prego. Va bene, giuro. Perché avete sfidato Schwabrin? Una discussione, sapete, tra uomini. Avete giurato, questa non è la verità. Perché volete saperla? È necessario. Per me... E per voi, quel nome di donna nella vostra poesia. Chi vi ha detto queste cose? Palaszka ha sentito tutto. Dunque, quel nome di donna era il mio. Rispondete, ve ne prego. Era Masha. Sì. E che ha detto di me Schwabrin? Cosa di poco gentile, io l'ho rimproverato, lui ha reagito e ci siamo sfidati. Dunque avete rischiato la vostra vita per me. Adesso ho paura per voi. Schwabrin vi odia, è geloso. Perché dite questo con tanta certezza? Perché mi ha chiesto di sposarlo. Sposarlo? Quando l'ha fatto? Poco tempo prima che voi arrivaste qui. E i vostri genitori? Mio padre avrebbe anche acconsentito, forse. Schwabrin è di famiglia nobile e intelligente. Mia madre invece era sfavorevole. Ma sono stata io che non ho voluto, che non vorrei mai. Perché? Gli sposi si baciano davanti alla gente. E se io penso che dovrei baciare qui, davanti all'iconostasi, un uomo come Schwabrin, mi sento morire. Promettetemi dunque che non raccoglierete più nessuna provocazione da quell'uomo. Non posso prometterlo. Neanche se io ve lo chiedessi in ginocchio. Masha, io sono un uomo d'onore, un ufficiale. Sei andata a pregare per la tua vita? Che fai? Mi spii? Il conto è ancora aperto fra noi due. Dobbiamo chiuderlo. E presto. Domani mattina alle 7 sulla riva del fiume.
E torna a te. Sarò di te, Dio onnipotente. Finalmente Maria Ivanovna, dopo 5 giorni. E padre mio caro, piccolo Piotr Andreevich, ci hai voluto far paura, eh? 5 giorni. Come vi sentite? Non lo fate parlare, è ancora molto debole. Signorina Masha è un angelo, Piotr Andreevich, un angelo del cielo. Quando ti abbiamo portato qui dopo il maledetto duello, ti ha ceduto la sua stanza. Perché potessimo curarti prima. Ha sempre chiesto di te. È sempre venuta a vederti. La febbre è caduta. Ma ora bisogna che riposi, eh? Capitano Ivan Kuzmich! Capitano Ivan Kuzmich! Il capitano è fuori per le istruzioni. È la sua mania, benedetto uomo. Di pure a me, Ivan Ignatich. Secondo gli ordini, ho liberato dagli arresti il tenente Alexei Ivanovich. Se volete restituirgli la spada... di postiglio, vada a prendere. Sono grato al capitano e a voi, Vassilissa Yegorov. No, no, Svapi. Se vi togliamo dagli arresti dovete ringraziare soltanto Piotr. È lui che ha insistito 100 volte in vostro favore. Ah, se era per me, mi avrei lasciato rinchiuso nel ripostiglio della farina. Ma il capitano ha il cuore tenero, che il diavolo se lo porti e Dio lo benedica. Piotr ha fatto presto a guarire, 3 settimane soltanto. Il ragazzo è buono, anche se scervellato, e non vi ha serbato rancore. Io riconosco la mia colpa e mi pento sinceramente di aver fatto del male a Piotr Andreevich. Spero che le vostre parole siano sincere. Sarebbe un bene per tutti, soprattutto per voi. Vorrebbe dire che non siete del tutto malvagio. Non sono malvagio come mi si crede, Vassilissa Yegorovna. Sono semplicemente un uomo senza fortuna. Io sono condannato a rimanere solo. Dicono che quando si è soli è triste la vecchiaia. Io so che la solitudine per chi è ancora giovane è anche più triste. Ci sono tante ragazze in Russia. Una che vi dirà di sì. La troverete certamente. Per me c'è stato un solo no. E voi lo sapete. Un no. Contro l'unico sì che avrei pagato con tutto il mio sangue. Acqua passata, Alexei Ivanovich, ogni cosa ha il suo destino.
Ogni ragazza, se i suoi genitori sono contenti, ha il diritto di scegliersi il suo avvenire. Che male c'è? Io auguro a Masha tutta la felicità che merita. Fatene buon uso e che Dio vi illumini. Sarebbe ora che lo facesse. Di sciocchezze ne avete fatte anche troppe. Grazie, Vassili Saiegorov. Tu! Aiutami in cucina. Vieni, c'è poco da fare. Ah, state molto meglio, e questo è bene, eh? Ma dite la verità, non vi dispiace un po' di lasciare la casa del capitano? Certo che gli dispiace, e dispiace anche a me. Che brave persone il capitano e la signora, e Masha poi. Hai dato la lettera al corriere? Ma certo, non te l'avevo già detto. Ah. Come medico vi ho guarito. Volete ora che come barbiere vi faccia del male? Gioventù, gioventù. Avanti. Oh, Masha. Buongiorno. Buongiorno. E così, ve ne andate. Beh, ho abusato anche troppo della vostra bontà, no? Io ricorderò questa stanza come il luogo delle ore più belle della mia vita. Anche se vi siete stato tanto malato. Io benedico la mia ferita, persino la spada di Spadri. Tutto quello che mi ha avvicinato a te, Masha, che mi ha fatto finalmente capire che anche tu mi ami. Piotr, ho ancora paura. E di che? Noi ci amiamo. Non devi aver paura più di nulla. Ma che diranno i tuoi? Quale sarà la volontà di tuo padre? Gli ho scritto, sai. Gli ho parlato tanto di te e della tua famiglia, della tua bontà, del vostro affetto e del destino che ci ha fatti incontrare in questa fortezza ai confini del mondo. E che ti ho scelto come mia sposa. Vedrai, mi capirà, non può negarmi il suo consenso. Gli hai parlato anche del duello? Ma no, per carità, no, non capirebbe mai. Mio padre è un uomo all'antica. Gli ho parlato soltanto del nostro amore. Avremo l'appoggio della mamma, eh? Ah, sì, lei è tanto buona e non vuole altro che la mia felicità. Ma io sono soltanto una povera ragazza. Chissà quale idea ha tuo padre sul tuo avvenire. Ma non aver paura. Non aver paura, Masha, non aver paura. Mio padre capirà. Sono stato eloquente, sai, nella mia lettera. Più che nelle mie poesie. Dobbiamo andare in chiesa. Un momento solo, mamma.
È la risposta di mio padre, ci nega il consenso. Si vede che non era destino. I tuoi genitori non mi vogliono nella loro famiglia. Sia fatta in tutto la volontà di Dio. Non c'è nulla da fare, Piotr, sii felice almeno tu. No, no, Masha. Tu mi ami e io sono pronto a tutto. Andiamo, gettiamoci ai piedi dei tuoi genitori. Sono gente semplice, loro. Ci capiranno, ci benediranno e ci sposeremo. No. No, no, Piotr. Io non ti sposerò senza il volere di tuo padre. Non saresti felice. Rassegniamoci, Piotr. Se troverai la sposa a te destinata, se amerai un'altra. Masha! Masha, sbrighiamoci, che padre Garasim avrà già cominciato il sermone. Venite anche voi, Piotr Andreevich. No, Piotr. Non venire, e giurami che non parlerai ai miei. No, Vasilisa Yegorovna, non posso ora. Addio, Piotr. Signori ufficiali, vi ho convocato al rapporto per una comunicazione molto urgente. Ho ricevuto dal comando di Orenburg una lettera riservata, della quale vi do lettura. Al signor comandante della fortezza di Belogorsk, capitano. Con la presente si informa che un evaso di prigione, il cosacco del Don Pugachev, commettendo l'imperdonabile insolenza di assumere il nome del defunto imperatore Pietro III, marito della nostra amata zarina, ha raccolto una banda di malfattori, ha suscitato una rivolta nei villaggi del Jaik e ha già preso e devastato alcune fortezze perpetrando ovunque saccheggi e assassini. Pertanto, al ricevimento della presente, voi, signor capitano, prenderete immediatamente i provvedimenti del caso per respingere il nominato malfattore e, se possibile, annientarlo qualora abbia a rivolgersi contro la fortezza da voi comandata. Il comando di Orenburg ordina di prendere i provvedimenti del caso. Si fa presto a dirlo. Quel Pugachev è forte come un orso arrabbiato e noi abbiamo in tutto 130 uomini, compresi i cosacchi, sui quali non si può giurare, e sia detto senza offesa per te, Maximovic. Ma noi siamo dei soldati e gli ordini dobbiamo eseguirli, non discuterli. Perciò, signori ufficiali, dobbiamo stare allerta. Dobbiamo rafforzare i posti di guardia, raddoppiare le ronde notturne e ripulire finalmente il nostro vecchio cannone. Tu, Maximic, sorveglierai i soldati cosacchi e mi riferirai a ogni minimo sospetto. Oh, signori, mi raccomando, tutto quello che vi ho detto deve essere un segreto tra noi. Pugachev ha spie e emissari dappertutto e non possiamo fidarci. Io per primo non ho detto niente neanche a mia moglie, capite? Questa volta nemmeno a Vasilisa. Prima di convocarvi al rapporto ho pregato il Pope di invitarla ad ascoltare un sermone in chiesa insieme con Masha. E Palaska, signor capitano? Palaska l'ho rinchiusa nel deposito della farina. Altrimenti sarebbe stata capace di ascoltare alla porta della cucina. Signori ufficiali, il rapporto è finito. Ma prima di separarci, dobbiamo berci qualche cosa sopra, eh? Approfittando dell'assenza di mia moglie. Speriamo che il sermone sia stato di suo gradimento. Prego, signori, prego. Che Dio e la buona sorte della nostra zarina ci assistano. Masha, io non rinuncerò mai a te. Domani parlerò a padre Gerasim. Voglio sposarti, poi sono sicuro che col tempo mio padre capirà. No, Piotr. Io non voglio che tu debba soffrire per causa mia. Potrai chiedere il trasferimento, ti sarà facile. Tu hai un avvenire, una carriera. Sei nobile, ricco. Io ti potrei dare solo il mio amore. Forse tuo padre ha ragione. Piotr, non dirmi più nulla. Lasciami sola, te ne prego.
Che diavolo stai facendo, Ivan Ignatic, con questo cannone? Eh? Ah. Cosa sono questi preparativi militari? Niente, un po' di pulizia. Ogni tanto ci vuole. E queste munizioni? Ah, le munizioni? Le munizioni sono un po' come le pentole in cucina, Magari non si adoperano, ma ci stanno bene, Contentano l'occhio. Hai visto il comandante Ivan Ignatic? No. Cioè, sì, l'ho visto, sì. Credo che sia a dormire. Ah. Capisco. Vieni un momento in casa con me, Ivan Ignatic. Aiutami a salare i cetrioli come mi ha insegnato Adulina. I cetrioli sono più importanti del cannone. Vieni. Palaska! Agli ordini, padrone. Ma cos'è? Perché piangi? Ma rispondi, scimunita, perché piangi? Mi hanno chiuso nel ripostiglio. Nel ripostiglio? Ma perché? Ma beh, perché? Perché sarà stato un errore, un equivoco. Zitto tu! Chi è stato? Il padrone! Il padrone? E perché? Cosa avevi fatto? Io niente, ve lo giuro! Franco Smicci. Piotta. Sai se è venuta gente qui? Non lo so. Ero chiusa. Va bene, ho capito. Vattene, smettila di piangere, smettila. Sai niente di questa storia, Ivan Ignatic? No, proprio assolutamente niente. Ah, e questi cetrioli? Come si salano questi famosi cetrioli della moglie del Pope, Bravo, Ivan Ignatic. Vedo che sai tenere un segreto, eh? Vieni con me, aiutami, va? Ha fatto bene mio marito a chiudere Palaska nel ripostiglio. Ma certo. Sì, certo, ci sono delle cose che possono sapere tutti. E delle altre no. Come per esempio quello che vi siete detti oggi durante il rapporto. Ma come fate a sapere che il capitano ci ha chiamato a rapporto? Beh, me l'ha detto Piotr. Ecco, ha fatto malissimo. Il capitano si era tanto raccomandato. Non voleva che lo sapesse nessuno, neanche voi, Vasilisa Yegorovna. Per questo aveva pregato il Pope di invitarvi in chiesa per un sermone. Sì. Beh, che esagerazione. Quello che vi siete detti oggi durante il rapporto non è poi così straordinario. No, quello che penso anch'io. Questo Pugachev è un briccone, è molto forte, pare. Ma che cosa vuole poi questo Pugachev? È quello che penso anch'io. Assalterà la fortezza, dice il comando. Va bene, con questo. A noi non ce ne importa, noi siamo parecchi qui, Poi polvere ce n'è a sufficienza. Ho fatto anche ripulire il cannone. Se il Signore ci protegge, Pugachev e i suoi ribelli non ci mangeranno di sicuro, ecco. Oh, Vasilisa Yegorovna, io vi prego, non dite niente al capitano che Piotr ha raccontato tutto, potrebbe arrabbiarsi con quel ragazzo. Sta tranquillo, Piotr con me non ha parlato. Sono pronta a giurarlo. Come siete generose, Vasilisa Yegorovna. Beh, allora questi cetrioli? Ritornate al vostro cannone, Ivan Ignatic. Ora il cannone è più importante dei cetrioli. Ah.
Bentornata, colomba mia. Bello il sermone? Sì, bello, bello, interessante. Il padre ha parlato della bugia. Ah, la bugia. Che è un peccato mortale. Certo. Dormito bene? Sì. Ah, sì, sì, sì. Ho fatto tutto un sonno. Ah. Ero stanco, sai. Ma pensa un po'. A Orenburg si preoccupano tanto e noi invece ci dormiamo sopra. Si preoccupano di che? Ah, già, tu non sai niente, tu dormivi. Figurati che si parla di un certo Bukachev. Ma dovevo immaginarmelo, Tu sai già tutto, E io che volevo nascondertelo. E perché, Ivan Kuzmich? Ma non sono forse tua moglie? Non ho sempre diviso tutto con te, il bene, il male. Capitano Mironov, ricordati che qui c'è una donna che non ha paura e che può aiutarti contro tutti i Bukachev dell'inferno. Però un'altra volta, quando tieni rapporto, non bere. Sono arrivato fin qui, a 60 verste dalla fortezza. Ho visto dei fuochi in lontananza, ma nessun movimento d'armati. E hai potuto interrogare qualcuno nella zona? Sì, qualche baschiro nomade, ma nessuno ne sa niente. Oppure nessuno vuol dire niente. E delle intenzioni, delle mosse di Pugacciò? È un mistero. Ho interrogato parecchi cosacchi. Ne hanno sentito parlare come noi, ma nessuno l'ha visto. Nessuno sa dove si trovi, che faccia o che prepara. Insomma, Tito, ma che diavolo hai fatto? Hai cavalcato due giorni e non hai saputo un granché, mi sembra. Ma a meno che a Orenburg non vedano troppo nero. Oppure i ribelli sono più furbi di quello che noi pensiamo. Posso andare, signor capitano? Casco dal sonno. Va bene, vai, vai. E occhio ai cosacchi, come al solito. Tra poco usciremo per un giro di ispezione. Mi sembra che questo Pugachev ci faccia dormire poco tutti, Non mi sembra. Le rivoluzioni non sono mai comode, specie per le signore. Abbiamo catturato un baschiro entrato furtivamente nella fortezza. Gli abbiamo trovato addosso questi fogli. Contengono un proclama di Pugachev. Pugachev? Ma come, siamo già a questo? Ai soldati e agli uomini di Bielogorsk, io, Pietro III, sovrano della Russia, vi annuncio. Fra poco marcerò sulla vostra fortezza. Invito i cosacchi e i soldati tutti a unirsi al mio esercito. Prometto la vita e la libertà, terre, ma guai a chi si oppone alla mia volontà. Vi impiccherò e brucerò le loro case. Quando apparirò alla testa dei miei eserciti, venite tutti ad arrendervi e a deporre ai miei piedi armi e bandiere. Molte fortezze sono già cadute e molte si sono arrese. Offro amicizia o morte, a voi la scelta. È il vostro capo che vi parla, il vostro zar Pietro III. Zar Pietro III, figlio d'un cane! Deporre ai suoi piedi armi e bandiere noi, dopo tanti anni di servizio. Ma è possibile che ci siano stati dei comandanti che si sono arresi a questi briganti? Ah, non dovrebbero essercene. Ma purtroppo, a quanto si sente dire, già molte fortezze si sono arrese a questa malfattura. Questo Pugachev è veramente forte o sono deboli le nostre fortezze? Comandante! Comandante! Maximych è scappato rubando alcuni cavalli. Maximych? Anche lui un traditore. Doveva essere lui a sobillare i cosacchi. Iulai sta cercando di riprenderlo. Una slitta! Una slitta! Thank you.
sentire di bene. Portateli in chiesa. Domani li seppelliremo. Capitano Miron, il nostro dovere è di difendere la fortezza fino all'ultimo respiro, ma occorre pensare a Vasilisa Yegorovna e a Masha e mandarle a Orenburg o almeno in una fortezza più sicura. Sì. Grazie, madre mia. Brutte notizie da Nizhny Ozero. Certo, queste fortezze sono piccole, mal difese. A Orenburg, se non altro, ci sono le mura di pietra e le donne in questi casi dovrebbero essere rifugiate là. No, sciocchezze. Io, per esempio, mi sento molto più sicura qui. Abbiamo fatto scappare i kirghisi, i baschiri, resisteremo anche a Bukaccio. Certo, certo, ma tu lo sai come sono gli assalti dei ribelli, sai come si comportano con le donne, no? No, io sono troppo vecchia per qualsiasi brigante. No, non buttiamoci troppo giù, madre mia. Poi c'è Masha. Per Masha non è bene restare qui. Dovrebbe essere accompagnata da una scorta armata a Orenburg dalla sua madrina e tu dovresti andare con lei. Sentimi bene, Ivan Kuzmich. Per Masha sono d'accordo, mandiamola pure a Orenburg. In quanto a me, guai a te se osi ancora ripetere una sciocchezza simile. Vuoi che ti lasci proprio adesso? Vivere o morire è un affare che riguarda la volontà di Dio. Ma vivere o morire insieme è affare nostro. Masha deve partire prima dell'alba, non c'è tempo da perdere. Sì. Vado a prepararle un po' di roba. Stellare anche il mio cavallo. Sì, signore. Piotr Andreevich, addio. Forse il Signore ci concederà di rivederci. Se no... Addio, angelo mio. Addio, mia cara, mia adorata. Qualunque cosa mi accada, credi che il mio ultimo pensiero e la mia ultima preghiera saranno per te.
si disse Yegorovna. Vorrei scortare Masha per almeno una ventina di verste da qui. Grazie, Piotr Andreevich. Ma non credo che Ivan Kuzmich vi darà il permesso. Io il suo posto non me lo darei. Ho parlato con padre Gerasim. Siamo rimasti d'accordo che in caso di pericolo donne e bambini si rifugieranno in chiesa. Masha, sei pronta? È l'ora di andare. Di Orenburg è stata tagliata. Va male Ivan Kuzmich, anche le altre strade sono state bloccate dai ribelli di Pugachev. Ero con Yulai all'inseguimento di Maximich. Ci hanno assalito. Yulai è stato preso. Sì. A quanto distano? A quello che ho potuto capire dai fuochi degli accampamenti a un 30 verste. Ma ho visto alcuni cavalieri con dei vessilli avanzare verso la fortezza. Masha non può più partire. Sono stati più svelti loro. Bene, figliuoli, difenderemo la nostra sovrana e dimostreremo a questo Pugachev che siamo gente in gamba. Noi andiamo ai bastioni. Preferisco restare qui, mamma, con tutti voi. Non ho paura. Non si vedono ancora. Staranno avanzando dietro quella collina. Arrendetevi al nostro sovrano, lo zar Pietro III! Ah!